Ciao bambini e ragazzi, oggi vi presento una persona speciale, Abramo, l'amico di Dio. A lui la parola. Ehi amici, ma lo sapevate che ognuno di noi ha una storia straordinaria? Io sono Abramo e la mia storia è basata su un'alleanza che solo Dio sarebbe stato in grado di mantenere. Già, solo Lui. Un giorno mi ha detto: vattene dalla tua casa, verso la terra che io ti indicherò. Io sono partito, mi ha detto: guarda il cielo, conta le stelle. Se riesci a contarle, così sarà la tua discendenza. Ed io mi sono fidato. Ma il tempo purtroppo passava. Io e Sara, mia moglie, ormai eravamo vecchi, non ne avevamo figli. Come potevo avere una discendenza senza figli? Dio però non è uno che dimentica delle promesse. Un giorno ha parlato a Sara dicendole che avrebbe avuto un figlio. Lei si è messa a ridere. Ma poi il figlio l'abbiamo avuto davvero, sì. Si chiama Isacco, che significa il sorriso di Dio. Ero felice, finalmente una discendenza. Ed ecco che ora arrivo al punto più bello. Il Signore Dio mi ha detto di sacrificare il mio figlio come ringraziamento. Ma come? Mi hai dato un figlio e ora me lo levi. Dov'è la tua promessa? Te ne sei dimenticato? Ma ho continuato a fidarmi comunque di lui. Piangendo ho preso con me Isacco, l'ho messo su una pietra. Sapete cos'è successo? Prima che la lama che aveva in mano potesse uccidere mio figlio, è arrivato l'angelo di Dio a bloccarmi. Dio aveva mantenuto la sua promessa. Ero io che avevo dubbi su di lui. Io sono considerato ancora oggi padre del popolo di Israele. Come Dio è stato fedele con me, lo è anche con voi bambini. Ve l'ho detto, ognuno di noi ha una storia straordinaria e Dio non vede l'ora di farvela vedere. Credetemi, me lo ha detto Lui. Guarda il cielo e conta le stelle. Così sarà la tua discendenza. Ciao bimbi, come state? Avete visto il cielo stellato sul mio lampadario? Oggi insieme ne creeremo uno e dobbiamo creare tante stelle e appenderle al lampadario, così da creare un cielo stellato come quello di Abramo, per ricordarci la fedeltà di Dio. Iniziamo! Ci servirà dei cartoncini gialli, colla stick, del cotone o dello spago, delle forbici e delle formine di stella. Io non ce le avevo, così le ho create con del cartone più doppio. Voi usate anche quelle dei biscotti, vanno benissimo. Allora, dobbiamo creare una stella grande e due stelle piccoline. Così dobbiamo innanzitutto disegnare quattro stelle grandi. Ce ne serviranno quattro. Una volta che abbiamo disegnato tante stelle, iniziamo a rintagliarle. Quando abbiamo finito di tagliare tutte le stelle, dobbiamo iniziare a fare le stelle in 3D. Allora, per la stella grande ce ne serviranno 4. Così come per le piccoline ce ne serviranno 4. Ora dobbiamo prendere ogni stella e piegarla a metà. Così
così. E dobbiamo fare lo stesso con tutte. Una volta piegate tutte le stelle, dobbiamo prendere la colla e incollare metà lato della stella. Premete bene, così si incollano tutti i lati. Poi incollate quest'altro lato, quest'altra metà e attaccateci quest'altra stella. Metà per metà. Poi prendete il filo, il cotone che abbiamo detto prima, e prima di incollare questa qui, mettiamo il filo al centro. Mettiamo altra colla. Premiamo bene, così tutti i lati aderiscono. Ora, la prima stella in 3D è fatta. Ora facciamo le piccoline con lo stesso procedimento. Ora l'ultima. Ecco, abbiamo fatto una parte del cielo stellato. Ora dobbiamo attaccarli al lampadario. Ecco bimbi, il cielo stellato. Ora tocca a voi. Fate tante tante stelle e riempite il cielo. Ciao! E là, bentrovati! Avete sentito? Ti darò una discendenza numerosa come le stelle del cielo. Che storia quella di Abramo! È la storia di una promessa che si è realizzata piano piano, senza alcuna fretta. Quante volte i vostri genitori vi hanno fatto una promessa? Se sarai bravo, ti comprerò un bel giocattolo. Se sarai promosso, ti prometto un bel regalo. E voi avreste voluto tutto e subito e senza alcuna condizione. Beh, tra Dio e Abramo è successa un po' la stessa cosa, solo che Abramo ha saputo attendere che questa promessa si realizzasse senza avere fretta e senza scoraggiarsi mai. Dio è stato fedele con lui mantenendo la sua promessa e Abramo lo è stato con Dio fidandosi sempre di lui. Ecco allora l'ottavo frutto dello Spirito Santo, la fedeltà. Sapete, esiste un simbolo che rappresenta benissimo questo legame speciale con Dio. Quando ci ha pensati, prima ancora che nascessimo, anche a noi ha fatto una promessa. Sapete quale? Ti amerò per sempre. E ha messo nel nostro cuore un anello come sigillo di questa promessa. Proprio come hanno fatto la vostra mamma e il vostro papà nel giorno del matrimonio, promettendosi di essere fedeli e di amarsi per sempre. Allora oggi vogliamo proprio giocare con gli anelli. Eccoli qua. Per non dimenticare mai più la promessa che Dio ci ha fatto. Qual è il gioco di oggi? Infila l'anello. Consiste nell'infilare più anelli possibili in un paletto, posizionandovi tutti alla stessa distanza da esso. Non avete anelli in casa? Nemmeno paletti? Tranquilli, la nostra Veronica ci spiegherà come realizzare tutto l'occorrente con il materiale che avete in casa. Allora pronti? Mi raccomando, fate dei bellissimi lanci,
3, 2, 1. Ciao bimbi, bentornati. Come state? Io vi stavo aspettando perché ho qui pronto un gioco da poter fare per divertirci insieme. È molto semplice da organizzare e ci occorreranno poche cose. Procuratevi un tubo di cartone e lo potete trovare nei rotoli di carta da cucina o carta forno o carta d'alluminio, chiedete alle vostre mamme. Un vassoietto di plastica come quelli che troviamo al supermercato con dentro le verdure. Sul fondo del nostro vassoietto fate fare ai vostri genitori un piccolo foro che dovrà avere la stessa dimensione del nostro rotolo di cartoncino. Dei piatti di plastica ai quali taglierete il fondo per creare degli anelli e degli acquerelli. Procediamo! Ecco che il mio rotolo di cartoncino è asciutto. Ora prendo il vassoietto e lo inserisco nel foro che ho fatto prima, fino ad arrivare alla base. Ecco qui. E ora non ci resta che giocare. E ora che il vostro giochino è pronto, posizionate la tenda e lanciate gli anelli che abbiamo creato con i piatti. Facciamolo insieme. Tanto brava, ma voi divertitevi con i vostri genitori e accumulate tanti punti. Ciao bimbi, a presto! Chi non conosce la storia di Abramo e come ti sei dimostrato fedele nei suoi confronti? E allora la vogliamo cantare anche noi questa fedeltà. Tu sei un Dio fedele per sempre. Amen. Cantiamo al Signore, il nostro Re, il suo amor dura per sempre. Con il Signore su ogni cosa è Re, il suo amor dura per sempre. Cantiamo, cantiamo, si rivelerà il braccio suo, il suo amor dura per sempre. La vita in lui rinascerà, il suo amor dura per sempre. Amici, che privilegio aver conosciuto Abramo! Adesso possiamo prendere una manina e scrivere fedeltà. Ora attaccatela sul vostro albero. Vi saluto e vi do appuntamento a mercoledì per scoprire l'ultimo frutto dello Spirito. Ciao! Ciao!